Venire a San Benedetto in un parco che ci venivo con i miei bambini che adesso sono cresciuti, vederlo andare a morire in questo modo è uno scandalo per il comune di San Benedetto, per il parco giochi dei bambini, è un vero scandalo da parte di tutti. È vero che questa pandemia ha messo in ginocchio tante persone, ma faccio appello al comune di San Benedetto. È una vergogna che non riusciamo a stanziare qualche mila euro per mettere a posto questo giardino, che è una bellezza unica. Ecco, faccio vedere, veramente uno scandalo. Non c'è manutenzione, non c'è pulizia. Poi si parla di virus, si parla di disinfettarci le mani. Ma qua la cosa è veramente seria, è uno schifo e uno scandalo. Faccio appello al comune di San Benedetto, soprattutto al nostro sindaco. Dove state? State dormendo? Io non mi nascondo dietro gli angoli, io vi faccio vedere questo perché è veramente uno schifo. Ecco qua, è uno schifo. Gli spazzini dove sono? I giardinieri? Io sono una che paga le tasse e vorrei vedere qualcosa di più bello a San Benedetto. Ecco, tutto chiuso. Sembriamo la vecchia Jugoslavia, anzi peggio. Diciamo che peggio, ecco, questi sono i giardini sotto la pineta di San Benedetto, di fronte alla Palazzina Azzurra, che una volta era uno spettacolo, adesso fa veramente schifo. Sì, veramente, consiglieri comunali, dove state? Invece di starvi a sedere, fate qualcosa perché è veramente uno schifo. Ecco, guardate, qua ci sta niente meno i goccard dei bambini. Non c'è un bambino, non c'è nessuno. Tutto perché ci sono delle regole da mantenere, però non ci sono dei soldi. Ecco, questa è degrazione, questa fa veramente pena. Io non mi nascondo dietro gli angoli, neanche voi, non venite soltanto a chiedere i voti, venite a vedere cosa sta succedendo a San Benedetto. Eccolo. Questa è la pista che non funziona più, e non funziona perché ci sono delle regole da mantenere, soldi non ce ne sono, e questi soldi che arrivano dallo Stato, dove sono andati a finire? Dove vanno? Poi mi sento dire danno dei 1.000 euro agli artigiani, ma quando? Ma quando mai? Aiutiamo questa povera gente a ricrescere. Aiutiamo il popolo di San Benedetto a rinascere. Uno fa pubblicità, gli abruzzesi che sono gli abruzzesi fanno molta più pubblicità di noi. Ci dobbiamo soltanto mettere una maschera e vergognarci. Ecco, questo è quello che ho visto. È uno scandalo. Questo è il bar. Il bar chiuso, ci rendiamo conto, tutto chiuso, eccolo. Peccato, peccato perché è una pineta così bella, sta morendo. Non dico più niente, non ci sono parole. Non ci sono parole. Alzate quelle chiappe e venite a vedere per piacere, che veramente siamo stanchi di vedere tante cose a San Benedetto. I giardini poi non funzionano. I bidoni delle spazzature, specialmente dove c'è gli umidi, fanno veramente pena. Là da prendersi il virus, veramente. Se andate in Viale De Gasperi, vicino al comune di San Benedetto, quei bidoni fanno veramente pena. Sono veramente da lavare, da chiamare l'ufficio di igiene. È veramente mettersi le mani in testa e nella coscienza. Dopo di questo, non chiedo neanche scusa, dico muovetevi e datevi da fare. Sono una cittadina che paga le tasse.